Salve! Oggi video di consigli a tema aerei. Visto che solo negli ultimi 2 anni ho preso tipo 60 voli. E visto che mi attendono non uno ma ben 2 voli rispettivamente di 6 e di 9 ore, eccomi qui per trasmettervi tutto il mio sapere in tema di viaggi. Regola numero 1: il metal detector non fa paura se non hai la cintura. Infatti io uso sempre questo simpatico laccetto. Regola numero 2: non serve a nulla fare la coda al gate e non serve a nulla salire per primi sull'aereo, tanto parte uguale per tutti. Quindi vi cercate un bel posto lontano dalle persone, ma se possibile dal quale riuscite a vedere il gate. Poi sì, con la business o la priority o chissà che altro si sale prima sull'aereo, ci si sistema con calma, ma spoiler, è totalmente inutile, anche perché passi addirittura più tempo su una roba dove già passi un sacco di ore. E sì, almeno per questo primo volo niente business, ma poi vediamo di fare dei magheggi in qualche modo. Ma non importa, perché grazie ai miei consigli anche volare in economy sarà come volare in business. 10 minuti dopo non c'è più nessuno. Andiamo. Grazie mille. Tra l'altro c'è un grande vantaggio, perché la regola numero 3 è: conosci il tuo aereo. Banalmente, cercando il volo su Google puoi vedere quale aereo è. In questo caso noi siamo su un A380, quello gigante a 2 piani, che conosco molto bene visto che ho addirittura comprato dei pezzi. E quindi, siccome sì, c'è tantissima gente, ma è un aereo veramente grande, secondo me potrebbe esserci qualche fila libera. Buonasera. E quindi, salendo per ultimi, se ci sono delle file libere, sicuramente non c'è nessun altro. Niente, ci va male perché non ci sono file interamente libere. Però il mio posto ha quello centrale libero, quindi ci va comunque di lusso. Ah, ovviamente regola numero 4: finestrino. Sempre, sia per il panorama sia per appoggiarsi quando poi dormiremo. Numero 5, toglietevi subito le scarpe. E numero 6, ciabattine. Queste ciabatte tra l'altro arrivano dalla business di Delta, ma questa è un'altra storia. Numero 7, pigiama. Questo è solo per veri professionisti. Polenta? Ok, beef with polenta. È veramente polenta. Adesso sistemo un po' di cose, monto un po' di video. E poi l'idea di dormire un pochino. E il primo volo l'abbiamo portato a casa in scioltezza. Piccola nota a margine: se fate questo giochino del pigiama, serve un taschino per il passaporto. Ah, quando scendete da un aereo, mai e poi mai andare nel primo bagno. Questa cosa me l'ha insegnata il mio amico Giacomo. 2 motivi: uno, tutti quelli che scendono dall'aereo si riversano nel primo bagno. 2, è molto probabile che su 300 passeggeri ci sia gente che dia di stomaco, diciamo. Usate un'applicazione di tracking dei voli. In questo caso io ho Flighty e vedete, mi dà il gate, mi dà tutte le informazioni senza che io debba leggere i cartelloni. Fa addirittura una stima del l'orario di arrivo sulla base di tutti gli altri voli, quindi in teoria dovremmo addirittura arrivare in anticipo. E sì, andiamo a Bali, esattamente qua. Is it possible to upgrade? Yeah. Thank you. Niente, ho provato a farmi fare l'upgrade in business vera, ma sto giro non ho abbastanza punti e non si poteva. Non so più a che numero siamo, ma lounge, lounge, lounge e ancora lounge. Io ne ho un po' gratis, avendo varie carte, vari servizi: Buddybank, Revolut, Curve, Amex, Crypto.com. Eccoci qua. Se viaggiate tanto, solo col bere e con il cibo, che in lounge è gratis, vi ripagate praticamente il canone. Se mi ricordo vi lascio qua sotto qualche link con qualche sconto a queste carte. Ah, come diceva il buon Casey, sonno liquido rigenerato. La cosa bella è che oltre a mangiare si può anche prendere cibo per il viaggio. In più di solito c'è il wifi migliore. E a proposito di wifi, se vi connettete a un wifi gratis, guardate qua, rete non protetta, usate una VPN. Anzi, che ve lo dico a fa, usate NordVPN. Tac,
Quick Connect e in un attimo siamo connessi alla nostra VPN. In questo modo i nostri dati sono crittografati, evitiamo che altre persone possano fare i man in the middle e rubarci i dati, e possiamo accedere a siti che magari in altri paesi sono bloccati, tipo qua a Dubai. Se ancora non ce l'avete, super offerta esclusiva solo per voi a questo link che vi lascio qua sotto. Porco can, non avete idea, consiglio banalissimo ma tenete d'occhio l'orario sempre. Stavo per perdere il volo, mi ero messo lì al computer tranquillissimo dopo la doccia. Altro volo, ma stesse regole, via le scarpe, ciabattine, sempre finestrino. Ok, tra un sonno e l'altro ho dormito circa 5 ore. Qua intanto il sole è tramontato. Qualche aggiunta, questo cuscino è spettacolare, è in memory foam. Io ne ho provati tanti di tutti i tipi. Nella sua semplicità è veramente una bomba. La mascherina, io ne ho due. Questa che è tipo in piumino e sto testando, super leggera ed è molto calda. Questa che ad oggi è la mia preferita perché praticamente ha i buchi per gli occhi e anziché avere un elastico ha il velcro. Quindi si regola alla perfezione in modo che non sia scomoda e quando la tiri giù hai buio totale. Ma soprattutto, avendo i buchi per gli occhi, puoi tenere gli occhi aperti e non dà fastidio agli occhi. Rispetto alle classiche mascherine che ti danno nei vari kit, questa cambia veramente la vita. La trovate su Amazon, vi lascio il link qua sotto. Dovremmo essere al 17. Non usate le cuffiette che vi vengono date dalla compagnia aerea perché semplicemente fanno schifo. Io ho questo cosettino geniale che ha due jack a seconda di quello che serve, sia in sia out. Si accende, si butta qua dentro e connettendolo al telefono io posso usare le mie AirPods. Spettacolo. Anche se alla fine è molto meglio scaricarsi le cose che volete vedere sul telefono o su un tablet. Il jet lag è tuo amico. Semplicissimo. Se atterrate la mattina fate in modo di dormire il più possibile, soprattutto nell'ultima parte di volo. Se atterrate la sera dormite nella prima parte di volo, come ho fatto adesso, e nella seconda parte di volo fate cose. Ricordatevi di sgranchire le gambe. Avanti, indietro, indietro, avanti. Ma vi siete lavati i denti? Rinfrescatina. E numero 22, anzi 42, portarsi sempre dietro un asciugamano. Questa in realtà è una sciarpina, ma all'occorrenza fa da asciugamano. È comodissima perché è gigante, quindi la puoi usare anche come coperta per l'aria condizionata, tipo suora. Bene, è tempo di rivestirsi. Vedete, così non ho neanche sporcato i vestiti. Super. Vedete, alla fine la business class è uno stato mentale. Non è vero, si sta molto meglio in business. Ovviamente non dimentichiamo nulla. Una volta ho dimenticato una fotocamera. C'è un video da qualche parte dove lo racconto. Ultima cosa fondamentale. Bye bye. Bye bye. Appena usciti dall'aereo, correre e superare più persone possibili in modo da evitare tutte le code al controllo passaporti, che non so qua a Bali come siano messi, ma in Kenya, per dire, facendo questa operazione si riesce addirittura a risparmiare tipo un'ora e mezza. Quindi nel dubbio noi superiamo tutti. E questa è Bali. Ah, zero coda, signori. Missione compiuta. Mi sono dimenticato un'ultima cosa fondamentale: essere bassi. Perché se siete alti, nessuno di questi consigli avrà avuto senso, visto che sarete perennemente scomodi con le ginocchia in gola. Alla faccia vostra. Olè. Quindi, da Yaki e da questo viaggio infinito era tutto. Ci vediamo prossimamente con prossime cose qui dall'Indonesia. E poi vedremo dove andremo a finire, non lo so. Ciao 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 ciao.